Fabrizio Iacobacci e sarò il moderatore di questa mattinata di lavori. Iniziamo con pochi minuti di ritardo, ma anche se so che alcune persone sono ancora in viaggio per arrivare, purtroppo abbiamo una scansione degli interventi piuttosto densa e fitta e quindi malauguratamente non possiamo permetterci di iniziare con eccessivo ritardo rispetto all'orario previsto. Invito quindi i primi oratori che portano i saluti dell'organizzazione, in particolare di Felimprembo, della Pace Partners S.p.A. e dell'Università di Bergamo, di portare il loro saluto. Abbiamo circa 15 minuti, siete in tre, quindi il conto è presto fatto, anche per me che faccio l'avvocato e quindi l'aritmetica l'ho dimenticata da tempo, avete 5 minuti a testa. E mi hanno detto anche che il mio compito odierno, oltre che moderare gli interventi, è quello di essere molto cattivo e spegnere il microfono a quelli che sforano. E vedo che ci sono dei relatori in prima fila che sorridono con un certo sguardo di preoccupazione. Purtroppo non posso fare altrimenti, sappiate che non lo faccio per cattiveria innata, ma per obbligo del mio ruolo. Invito quindi la dottoressa Erika Cuti Iacobacci a esordire. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti al Chilometro Rosso, che è un luogo straordinario dedicato all'innovazione e che ci ospita per questa seconda edizione di 4T, Think Tank Technology Transfer, che è un evento ideato da Iacobacci & Partner per diffondere la cultura del technology transfer in Italia come strumento per accelerare lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Innanzitutto ringrazio tutti voi, anche quelli che non sono ancora qui, per aver scelto di essere qui oggi, chi è qui per la prima volta, chi è anche ritornato, i clienti, i colleghi, quelli che si sono anche dedicati ad organizzare questo evento, le istituzioni, i partners, i media e gli speakers, e in special modo gli speakers che hanno fatto un lungo viaggio per essere qui con noi. Thank you, Anton and Stuart, for making a long journey to be here with us today. L'anno scorso ci siamo concentrati sul confronto e l'analisi dei modelli TT delle principali centri di ricerca e università internazionali, abbiamo avuto dei case history e anche delle best practice americane, statunitensi, americane, russe, giapponesi, europee da Cambridge e ovviamente anche italiane, mentre nel titolo di quest'anno citiamo perché innovare e competere conviene. Sulla convenienza dell'innovazione credo che nessuno di noi abbia dubbi, sei qua, in particolare noi che facciamo del nostro mestiere, noi crediamo nelle potenzialità delle idee e ne proteggiamo lo sviluppo. In particolare nel corso di questa giornata di studi parleremo delle nuove normative che ci auguriamo potranno finalmente dare slancio all'innovazione in Italia grazie a un pacchetto di incentivi fiscali di sicuro interesse. Dell'IP Box al credito d'imposta fino alle agevolazioni per le piccole e medie imprese innovative, le misure contenute nell'Investment Contract costituiscono una straordinaria opportunità per le imprese e anche per i centri di ricerca italiani, a patto ovviamente di conoscerle e di saperle sfruttare meglio. Nuove opportunità per la ricerca e sviluppo significano più benefici per le imprese, significano ricadute per le università e potenzialmente per l'intero sistema paese. Significa sperabilmente trattenere in Italia le nostre migliori risorse e magari convincere a tornare quelle che si sono già stabilite altrove. Ma non ci limiteremo certo a parlare di leggi italiane, perché oggi si sono dati appuntamento qui al Chilometro Rosso speaker di calibro internazionale per condividere con noi le loro esperienze. Sono arrivati a Bergamo rispettivamente dagli Stati Uniti e dalla Russia Stuart Graham, professore universitario esperto in economia dell'innovazione, e Anton Pushkov, CEO dell'Intellectual Property Center a Skolkovo, Mosca, che ho avuto anche la fortuna recentemente di visitare. In rappresentanza del governo italiano abbiamo il dottor Stefano Firpo, direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che è anche il padre del Patent Box. Quindi avremo notizie fresche di prima mano. E sono rappresentati il mondo della ricerca dell'Università di Bergamo, ringrazio il dottor Sergio Baratetti di essere qui in rappresentanza della medesima, e anche importanti realtà aziendali presenti al Chilometro Rosso, come Brembo, dottor ingegnere Zaghi, e Italcementi. Parleranno senza dubbio gli interessi della platea aziendale, l'esperta fiscalista
Silvia Lucchini, che esporrà le nuove normative in materia di innovazione, e il manager di ANSIS, Paolo Colombo, coordinatore di Area per Competere, di cui siamo felicemente partner da molti anni. Nel pomeriggio poi spazio la nuova formula dello Speed Date, che permetterà di dialogare con i rappresentanti di imprese ad alto tasso di innovazione, tra i quali il vincitore del premio Gaetano Marzotto, giunto quest'anno alla sua quinta edizione e che mette in palio 1 milione di euro per sostenere le imprese del futuro. E poi non mancheranno anche i venture capitalist, attori fondamentali nello sviluppo dell'innovazione. Nei vari break spero che avremo modo di conoscerci meglio e fare un po' di networking, il tutto immerso in atmosfera di un luogo speciale che è il Chilometro Rosso, che, come avrà modo di ricordare il dottor Maravini, è uno dei 10 luoghi di eccellenza per l'innovazione del nostro paese. Benvenuti a tutti, buon lavoro. Buongiorno a tutti, prima di tutto grazie a Iacobacci per averci invitati, siamo molto onorati di essere presenti come Ateneo di Bergamo. Vi porto prima di tutto le scuse del mio rettore e del prorettore, prorettore Paleari e prorettore Morzenti, che avrebbero voluto assolutamente essere qui oggi, ma ieri sera, in tarda serata, mi hanno comunicato che non ce l'avrebbero fatta e l'hanno comunicato anche agli organizzatori dell'evento. Accontentatevi della mia presenza. Io sono il direttore del Centro di Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo di Bergamo, quindi insomma mi trovo, posso dire, a casa mia, e mi occupo di innovazione e trasferimento tecnologico. E dall'altra parte sono professore ordinario di progettazione meccanica, costruzione di macchine e meccanica computazionale, quindi mi occupo di questi due aspetti quasi contemporaneamente. Dico due parole sull'Ateneo di Bergamo e su quelle che sono le prospettive per l'Ateneo di Bergamo in termini di innovazione e trasferimento tecnologico. Allora, l'Ateneo di Bergamo prima di tutto è multidisciplinare. Noi crediamo che la multidisciplinarità sia una forza, non siamo un politecnico, spaziamo dalle scienze ingegneristiche alle scienze giuridiche, alle scienze umane e sociali, all'economia e al commercio. Quindi, vi dico tranquillamente, io come ingegnere meccanico costruttivo, quindi la meccanica, quella hard, quella della Brembo per intenderci, interagisco con giuristi quando si parla di proprietà intellettuale, protezione della proprietà intellettuale e anche altri aspetti che riguardano i contratti con le aziende. Quindi stimoliamo anche i nostri giovani, teniamo che i giovani siano fondamentali, siano il veicolo dell'innovazione, e noi che abbiamo il dovere di formare i giovani. Siamo i primi nel tessuto sociale a doverci mettere in gioco per quanto riguarda la loro formazione per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Crediamo che i giovani siano fondamentali, quindi le parole chiave sono la multidisciplinarità, che tentiamo di trasmettere anche ai nostri giovani, i giovani stessi che sono il veicolo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, i giovani che noi laureiamo in tutte le discipline, vanno poi nelle aziende, negli studi come Iacobacci o altre realtà del territorio o meno, purtroppo, come diceva la dottoressa prima, vanno anche all'estero, e la cosa importante è che vadano all'estero, facciano come delle spugne che acquisiscono tutto quello che è possibile acquisire all'estero e poi tornino in Italia. Ecco, noi li stimoliamo a fare questo. L'altra cosa, in due minuti, l'altra parola chiave su cui puntare è la collaborazione. Collaborazione tra tutti gli attori che possono intervenire nei processi di innovazione e trasferimento tecnologico. Vuol dire, prima di tutto, l'università non deve stare su un piedistallo. Purtroppo spesso ci si vede, o storicamente è stato così, come coloro i quali dall'altro, dalla cattedra ai cattedratici, propinano le loro conoscenze, Noi diciamo no, va bene, sì, io sono in cattedra con i miei studenti, però vado anche in mezzo a loro. È importante scendere dalla cattedra e collaborare, parlare. Questo vuol dire sì, noi universitari diamo la massima disponibilità alla collaborazione, dall'altra parte anche gli attori del territorio, vuol dire parchi tecnologici, tipo il Chilometro Rosso, le aziende, e quanti intervengono in innovazione, in processi di innovazione e trasferimento tecnologico, diano la disponibilità a collaborare, a parlare. Detto questo, io vi auguro buon inizio dei lavori, buona prosecuzione, ancora grazie per averci invitato. Ingegner Paolo Rezzaghi, Frame Brembo S.p.A. Buongiorno a tutti, sono Paolo Rezzaghi, sono il responsabile del Dipartimento IP di Brembo,
mi occupo di brevetti, di marchi e di trasferimento tecnologico tra Brembo e tutte le realtà che circondano Brembo. Mi fa piacere sentire dal professor Bargetti che l'università qui sente di casa, anche Brembo sente di casa. È un po' il bello del chilometro rosso che tutte le aziende e le università che partecipano in chilometro rosso si sentono a casa loro. E questo è un piacere per noi, è un piacere ospitare. Il chilometro rosso è stato voluto fortemente dal nostro imprenditore, l'ingegnere Alberto Bombassei, che vi porta i suoi saluti, ed è per noi un piacere avere questo evento qui stamattina. Io in 5 minuti sicuramente dirò tutto quello che devo dire, ho una presentazione brevissima, 4T, per me ci sono 4 fattori fondamentali quando si parla di innovazione. Ne parliamo di... vediamo se scorrono le slide oppure no. Ok, parliamo di innovazione, quindi innovazione è saper fare qualcosa prima di qualcun altro, saper far bene qualcosa prima di qualcun altro. E questo è il motivo principale per il quale Brembo è portata sempre a innovare. Dobbiamo saper fare qualcosa prima dei nostri competitor, dobbiamo essere in grado di portare sul mercato qualcosa che dia valore aggiunto e quindi i nostri clienti riconoscono in Brembo l'innovazione. L'innovazione per noi è una delle chiavi del nostro successo, del successo aziendale. Quindi non so se seconda avanti. Ok, la seconda slide. Competenze, bisogna essere capaci di fare qualcosa, bisogna essere capaci di innovare. Innovare è innovazione, è una parola che tutti sentiamo dire, più o meno lo slang del millennio, bisogna saperlo fare, bisogna avere delle competenze buone, forti per poter innovare e per poterlo fare bisogna essere competenti in qualcosa. Ok, saper fare da soli o con l'aiuto di altri. Qui al chilometro rosso sappiamo fare da soli, ma sappiamo fare anche con l'aiuto di altri, con i partner che stanno nel chilometro rosso. Il dottor Maravigno oggi pomeriggio vi farà vedere le collaborazioni che Brembo, ma non solo Brembo, ha con altre realtà del territorio, proprio chiuse qui al chilometro rosso. Contaminazioni, fondamentale, usare le informazioni di altri. Noi sappiamo fare qualcosa e se non ci arriviamo da soli a fare qualcosa, se non abbiamo le competenze, utilizziamo le competenze di qualcun altro, ci lasciamo contaminare. Siamo molto curiosi, ci piace essere curiosi per cercare di fare qualcosa di nuovo che porti successo e quindi ancora innovazione. E poi visione. La visione per noi è guardare oltre e non fermarsi mai. Una volta che hai raggiunto un obiettivo, hai un'innovazione, la porti sul mercato, beh, non è tempo di sedersi, ma è già il tempo di partire con l'innovazione successiva. Un po' di tempo fa qualcuno diceva che in Intel, all'inizio, all'ingresso dell'azienda, in Intel, c'è una frase molto, molto bella, uccidi tu il tuo figlio, uccidi tuo figlio. Devi essere tu in grado ad uccidere il tuo prodotto prima che lo uccida qualcun altro. Quindi quando noi mettiamo in commercio i nuovi freni, nuove pinze, nuovi dischi, siamo già pronti ad ucciderli prima che lo faccia qualcun altro, portando dei nuovi prodotti che possono sostituire quelli vecchi. E questo diciamo che è la mia presentazione. Vi farei vedere solamente un filmato per farvi vedere cosa faremo con la ricerca e sviluppo. E poi penso di essere stato vicino.
ringrazio gli oratori che hanno aperto i nostri lavori con i loro saluti e invito i primi due relatori della giornata, il professor Stuart Graham e il dottor Stefano Firpo, a salire sul podio per le loro relazioni. Grazie.